Il Lanciano fa 14 affermazioni su 1260 minuti giocati in questa prima parte del torneo che manda in archivio il girone d'andata. Squadra tonica e compatta, quella di Alessandro Del Grosso, che anche a Celenza sul Trigno contro la squadra locale evidenzia in mezzo al campo la forza del collettivo frentano. Finisce 4-0 con un finale di gara molto prolifico a livello di realizzazione. Stoici gli oltre 100 sostenitori rossoneri che, vin brulè alla mano, offerto dalla società di casa, dotati di voce e una passione immensa, sostengono Di Gennaro e compagnia bella in un pomeriggio rigidissimo con temperature vicino allo zero e un vento gelido. Come dire, la categoria non conta. Outval c'è avvantaggiato dall'inizio, uomo di qualità del Lanciano 1920 che duetta bene a metà campo con Mario Quintiliani. Del Grosso inserisce il dinamico Omar Shipley sulla linea d'attacco e preserva un Cianci che, quando entrerà in campo, metterà un altro sigillo determinante sulla contesa. Fischia Luca di Monte Odorisio di Vasto, pronti via, e il Lanciano andrebbe anche subito in gol con Petrone al 12° dopo una punizione di Quintiliani, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. 13° è il turno del faraone Shipley, para il portiere di casa. Il Lanciano insiste al minuto 19, capitan Di Gennaro va in gol. Si vede anche il Trigno Celenza con un piazzato di Dinocco al 27°, palla che però si spegne di poco al lato della porta difesa da Di Vincenzo. La ripresa, il Lanciano gioca meglio e sfiora il raddoppio in diverse circostanze. Primo minuto, fendente di Quintiliani, palla fuori. Decimo minuto, Domenico Giancristoforo tenta la conclusione a giro, ma il suo tiro termina alto. 27°, Cianci fa tutto bene, ma nessuno è lesto a spingere la palla in gol. Il Trigno Celenza rimane in 10 e il Lanciano dilaga. 36°, Quintiliani, il solito, disegna una traiettoria perfetta per Scudieri da un calcio d'angolo e arriva il raddoppio frentano con l'ex Campobasso. 39°, ancora Duracell, Quintiliani prova di potenza a triplicare le reti, ma la sua conclusione è parata. 40°, Cianci, inarrestabile, triplica le marcature su assist di Gennaro. Sempre Cianci al 42°, cala il poker ottimamente servito da De Sanctis. Il resto non conta, conta solo che il carro armato di Del Grosso non perde un colpo e sta interpretando con maniacale perfezione e convinzione un campionato mai scontato, ma che comunque va troppo stretto a Lanciano e ai lancianesi. Mi dispiace un po' l'atteggiamento del primo tempo, perché io ho sempre detto ai ragazzi che la realtà dei fatti è quello di oggi. Questi campi, il tempo, tutto, il freddo, per carità, però era sia per noi che per loro. Loro hanno messo un qualcosa in più, volevano, si vedeva che volevano arrivare almeno un pareggio, un qualcosa. Hanno cercato più che altro di rompere il gioco, noi abbiamo sempre cercato di costruirlo e questo è quello che troviamo. Io da parecchio tempo che sto dicendo ai ragazzi che adesso il problema non sono gli altri, ma siamo noi. Dobbiamo cercare a costruire sempre, ogni volta, anche se gli altri cercano a distruggere il nostro gioco, però il nostro obiettivo è cercare di crescere domenica dopo domenica a seconda del gioco.